Buongiorno a tutti, grazie per essere qui a questo webinar promosso dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica e rivolto agli oncologi medici su un tema importante, quello dell'accesso anticipato alle terapie. IOM ha promosso un progetto nazionale che si è svolto durante l'anno, compatibilmente con le emergenze legate al coronavirus, una campagna importante che ci ha permesso di andare a fotografare a livello di conoscenza e di consapevolezza fra i soci IOM su questo tema complesso, ma che può avere ricadute cliniche importanti. Abbiamo realizzato anche un opuscolo e oggi, dopo che ieri abbiamo incontrato le associazioni dei pazienti per un webinar, ci rivolgiamo invece agli oncologi per approfondire da un punto di vista un po' più tecnico questo tema. Una campagna è promossa grazie a un grant non condizionato di AstraZeneca e che oggi verrà discusso da due dei massimi dirigenti di IOM, cominciando dal professor Massimo Di Maio, segretario nazionale di IOM e direttore dell'oncologia medica del Mauriziano di Torino e Rita Chiari, membro del direttivo nazionale di IOM. Con loro cercheremo di approfondire alcuni temi, lasciando poi spazio alle domande dei colleghi, degli oncologi, degli amici che ci seguono. Quindi dedicheremo una ventina di minuti. L'obiettivo è chiudere entro un'ora. Cominciamo senz'altro con affrontare un tema importante. Chiedo al professor Massimo Di Maio: qual è, Massimo, il percorso registrativo di un farmaco oncologico e cosa significa questo in termini di tempistica dalla pubblicazione del dato, e fino a quando il farmaco possa diventare fruibile da parte dei pazienti all'interno del Sistema Sanitario Nazionale? Qual è l'iter? Sì, buongiorno a tutti. L'argomento, come tu giustamente dicevi, è molto molto importante. IOM ovviamente ha dedicato a questo argomento già a partire dall'anno scorso molta attenzione. Avete visto la copertina dell'opuscolo, che è quello che potete trovare sul sito e che esiste in una versione sia per gli operatori che per i pazienti. Noi teniamo in particolar modo a quello per gli operatori perché consente a tutti di aggiornarsi sulle procedure necessarie e che oggi appunto discuteremo per poter accedere a trattamenti che, pur avendo dimostrato attività e efficacia, non sono ancora disponibili nel percorso, diciamo così, standard del nostro Servizio Sanitario Nazionale. E come giustamente chiedevi, tutto questo problema si pone perché il tempo che trascorre dalla dimostrazione appunto di efficacia nell'ambito degli studi clinici alla approvazione da parte delle autorità regolatorie, prima centrali, vale a dire quella che nel nostro caso è l'EMA, l'autorità regolatoria europea, poi a livello nazionale, poi a valle dell'approvazione nazionale, dell'indicazione diciamo nazionale, c'è cioè poi il tempo necessario per la contrattazione del prezzo, che poi è l'aspetto che tutto sommato rende a volte l'Italia più lenta rispetto ad altre realtà, perché mentre in altre realtà non si pone questo problema, in quanto non c'è il problema della copertura economica del costo dei trattamenti da parte di un servizio sanitario pubblico, in Italia chiaramente il grosso problema, che chiaramente a volte condiziona in maniera importante le tempistiche di disponibilità di un trattamento, è appunto quello della contrattazione del prezzo a carico del Servizio Sanitario Nazionale. In questa slide vedete appunto come questo percorso, che poi comporta la disponibilità a livello delle singole regioni, singole aziende ospedaliere, singole strutture, può rappresentare un altro diciamo anello di questa catena di tempi a volte allungati, su cui IOM appunto spesso si è soffermata per denunciare i rischi di disparità, ma su questo torneremo poi nel corso di questa chiacchierata. Ebbene, soltanto per introdurre il tema di oggi, appunto per ricordare che i tempi possono essere a volte anche di molti mesi, quando non di anni, e quindi si pone spesso il problema per dei pazienti oncologici per i quali sappiamo che esistono dei trattamenti di efficacia provata, ma di non poter ancora prescriverli nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Esistono, vedremo nella chiacchierata di oggi, una serie di opportunità
che ci consentono di accedere ad alcuni di questi trattamenti e quindi in qualche modo di colmare, almeno in parte, questo delay, questo ritardo, questo tempo che magari per i pazienti oncologici può essere particolarmente, diciamo, complesso in quanto diciamo, a volte chiaramente la prognosi, la storia naturale della malattia non è compatibile con un'attesa di mesi e di anni per avere a disposizione un trattamento attivo ed efficace. Quindi ci faceva piacere tornare anche oggi su questo aspetto. Grazie, importante. Rita, prima mi sono dimenticato di ricordare la tua qualifica. Tu sei direttore della struttura complessa di oncologia dell'Ospedale Riuniti di Padova Sud, nonché autorevolissimo membro del direttivo AIOM. Quali sono le modalità di accesso anticipato per i farmaci innovativi in Italia oggi? Mauro, grazie della domanda, buongiorno a tutti. Questa parte, diciamo che è quella più tecnica, rivedere con voi, colleghi oncologi, i passaggi che consentono la prescrizione dei farmaci approvati da EMA, ma in fase di negoziazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, è necessariamente un pochino tecnica e un pochino noiosa. Vedete che questo si può fare sulla base di quanto previsto dalle normative che sono riassunte in questa diapositiva. Per essere il meno noiosi possibili, abbiamo pensato con Massimo Di Maio che lui esporrà la parte della legge 648 del 96 e della legge 326 del 2003 e io la parte destra, diciamo, di questa diapositiva. Prego, Massimo. Sì, grazie. Appunto, le prime due colonne che vedete, appunto, questa è la prima, è quella che riguarda la legge 648 del 96, hanno in comune queste due colonne l'elemento che, sfruttando questo percorso, i trattamenti in questione sono garantiti al paziente con il costo a carico del servizio sanitario, in qualche modo, anche se con percorsi e con modalità diverse. Perché partendo dalla legge 648, che appunto è ormai più che ventennale, perché appunto risale al 96, posso avere anche la slide successiva, grazie. Sostanzialmente è una opportunità importante, sebbene vada detto in questa sede che negli ultimi anni è emerso come non sia questo il percorso preferito, diciamo, da AIFA. Per inserire, diciamo, trattamenti innovativi, in quanto molti dei trattamenti, come Rita diceva, che sono in attesa di contrattazione, che quindi verranno poi rimborsati auspicabilmente per l'uso, non sono spesso inseriti in questo percorso, ma negli altri che vedremo. Però, una legge molto importante, per esempio, tutti ricordano come nel 2005, in seguito alla dimostrazione di beneficio del trastuzumab adiuvante, l'Italia è stato praticamente il primo paese al mondo che ha garantito il trattamento alle pazienti, appunto inserendo il farmaco prima ancora diciamo, della contrattazione della nuova indicazione nella legge 648. Come vedete, sostanzialmente questa legge prevede la possibilità di erogare a carico del Servizio Sanitario Nazionale farmaci in due casi distinti. Cioè, sia nel caso in cui non siano disponibili delle alternative terapeutiche valide per l'indicazione per il paziente in questione, sia nei casi in cui siano disponibili alternative terapeutiche valide. Sotto alla slide vedete il link al sito AIFA su cui è possibile vedere nel dettaglio tutte le informazioni relative alla legge 648 e anche appunto le modalità di eventuale appunto richiesta di inserimento di un'indicazione in questa legge. Attenzione, preciso da subito che questa legge non prevede di chiedere il farmaco in maniera nominale per il singolo paziente, a differenza di altre, diciamo, delle leggi e delle opportunità che vedremo, ma chiaramente quello che si discute qua è una indicazione, quindi, che rimane valida per tutti i pazienti poi quando viene approvata fino a nuova comunicazione da parte di AIFA. Ebbene, avanti, grazie. Possiamo vedere che sostanzialmente nel caso, se posso avere la slide successiva, grazie. Nei casi in cui non siano disponibili, no, quella di prima, grazie, non siano disponibili alternative terapeutiche valide, questa legge riguarda medicinali innovativi autorizzati in altri stati ma non in Italia, medicinali non ancora autorizzati ma in corso di sperimentazione clinica, oppure medicinali da impiegare in un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata. Chiaramente qui emerge un concetto che ritorna
per molte delle opportunità che discutiamo oggi. Cioè, naturalmente è necessaria l'esistenza di una letteratura a sostegno di questa richiesta. Quindi studi almeno di fase 2 che abbiano appunto dimostrato un rapporto tra efficacia e sicurezza accettabile a supporto dell'indicazione richiesta. Avanti, grazie. Nell'altro caso, cioè il caso in cui siano disponibili delle alternative terapeutiche, bisogna che praticamente l'indicazione sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito della comunità scientifica nazionale ed internazionale, secondo parametri di economicità e di appropriatezza. Prima ricordavo l'esempio del trastuzumab, abbiamo avuto anche degli altri importanti esempi. Per esempio, mi piace ricordare il caso dell'indicazione della doxorubicina liposomiale nel trattamento di prima linea del tumore dell'ovaio in combinazione con il carboplatino, che è stata inserita in legge 648 sulla base di uno studio accademico, uno studio del gruppo Mito condotto in Italia, e che appunto ha portato poi, pur in assenza dell'indicazione esplicita per il farmaco, a portare all'inserimento in questa legge 648. Avanti. L'elenco dei farmaci è consultabile sul sito AIFA e viene periodicamente aggiornato, e sul sito AIFA trovate anche appunto al link che vi ricordavo la modalità con la quale sia un singolo clinico sia un'associazione scientifica, per esempio AIOM più volte l'ha fatto nel corso di questi anni, di chiedere l'inserimento di farmaci nella 648 a nome della comunità oncologica. Chiaramente sono descritte qui, vedete tutte quante le cose che è necessario allegare alla domanda di inserimento ad AIFA, inclusa chiaramente una stima del numero di pazienti che potrebbe usufruire del trattamento sul territorio nazionale e quindi una stima di spesa per il trattamento proposto. In alcuni casi queste periodiche richieste da parte di AIOM sono andate a buon fine, come sapete, e quindi molti dei farmaci che trovate nella lista aggiornata sul sito AIFA sono stati appunto richiesti da AIOM. Altre richieste viceversa non sono andate a buon fine, ma perché, come dicevo prima, AIFA tende a non usare questo canale come una scorciatoia per l'autorizzazione all'impiego di farmaci che sono ancora in attesa di contrattazione. Avanti, grazie. Qualche parola su un altro importante meccanismo, che è quello garantito dalla legge 326 del 2003. Tutti quanti conoscete probabilmente questa opportunità col nome del fondo del 5%. Perché sostanzialmente è un'opportunità, anche questa, dicevo, a carico in fondo del Servizio Sanitario Nazionale, che però differisce da quella che ho discusso prima, perché praticamente prevede l'impiego nominale, vale a dire che il clinico fa richiesta ad AIFA allegando una relazione clinica del singolo paziente, perché venga rimborsato a carico del Servizio Sanitario Nazionale il trattamento che viene appunto proposto. Avanti. Questa opportunità si basa, come sapete, sull'esistenza di un fondo nel quale le aziende farmaceutiche versano il 5% del proprio fatturato annuo, ecco perché il nome 5%, e una parte cospicua della quota, diciamo, versata viene stanziata da AIFA per questo fondo nazionale, che appunto prevede l'impiego a carico del Servizio Sanitario Nazionale di farmaci orfani per il trattamento di malattie rare, oppure farmaci che rappresentano una speranza di cura in attesa della commercializzazione per particolari e gravi patologie, quindi tipicamente appunto per i farmaci oncologici. Avanti. Sostanzialmente, anche qui vi rimando al sito AIFA per i dettagli. Attenzione che la modulistica viene periodicamente aggiornata, quindi bisogna stare attenti a compilare i moduli ultimi disponibili sul sito, perché altrimenti potrebbe essere richiesto da AIFA di ricompilarli. E sostanzialmente bisogna ricordarsi di allegare alla domanda il razionale a supporto, che generalmente consiste nella letteratura disponibile sul farmaco in quell'indicazione, l'azione clinica del singolo paziente, per cui è nominale, e chiaramente, e questo prevede una collaborazione con la farmacia dell'ospedale, anche il preventivo di spesa per il trattamento proposto. Avanti. Come dicevo, è molto importante che, nella mia esperienza lo dico, ma penso che valga per tutti, questo tipo di richieste ad AIFA venga fatto di concerto con la farmacia, perché sicuramente questa garantisce una completezza dei moduli che sono, diciamo, necessari, compreso l'aspetto, diciamo, di farmacoeconomia per il trattamento.
l'altro nella survey che discuteremo tra poco, uno degli aspetti che è stato indagato è appunto quello della collaborazione con le strutture di farmacia dei rispettivi ospedali. E con questo direi che i cenni su quest'altra opportunità del 5% sono completi, e quindi poi lascerei la parola a Rita per le altre modalità di accesso precoce. Certo, Rita adesso parlerà della legge 94 del DM 2017. Due note di servizio, mi hanno scritto un paio di colleghi, sì, confermiamo, siamo in diretta su Ion TV e poi questa registrazione in streaming rimarrà, quindi molti di voi che non possono, perché siamo in orario di lavoro, seguirci, potranno andare su Ion TV, che è la piattaforma streaming della società scientifica, e anche nei prossimi giorni, nei prossimi mesi potranno vedersi tutta questa registrazione. Salutiamo anche il presidente Beretta, Giordano Beretta, che si è collegato come uditore per seguire questo webinar. Prego Rita, andiamo avanti con l'illustrazione. Grazie. Ecco la prossima diapositiva, che appunto introduce la legge 94 del 1998, nota anche come legge di Bella, che è la legge che disciplina l'uso dei farmaci off-label. La prossima diapositiva. Ecco, un medico quando prescrive un farmaco deve attenersi rigidamente alle indicazioni terapeutiche, sia in termini di via di somministrazione, modalità di somministrazione, dosaggio, e quindi si definisce off-label, cioè al di fuori dell'indicazione terapeutica, l'impiego nella pratica clinica di farmaci già registrati ma usati in maniera non conforme, cioè non quanto previsto dal riassunto delle caratteristiche del prodotto. Quindi prescrizione di farmaci per indicazioni diverse, con modalità di somministrazione diverse, con dosaggi differenti a quelli che sono indicati nella scheda tecnica. La prossima. Questa legge, la legge di Bella, consente la prescrizione da parte di un medico sotto la sua esclusiva e diretta responsabilità di questi medicinali che sono regolarmente in commercio ma al di fuori delle condizioni di registrazione, solo per pazienti che non possano essere trattati utilmente con farmaci già approvati per quell'indicazione terapeutica, e è assolutamente importante che il paziente abbia dato il suo consenso ad essere trattato. La prossima. Per somministrare un farmaco off-label, il medico prescrivente quindi si assume la responsabilità della prescrizione, deve ottenere il consenso informato, e l'impiego di questa terapia prescritta off-label deve essere comunque noto e conforme a lavori pubblicati su riviste scientifiche accreditate in campo internazionale. La nota riportata sotto nella diapositiva esplicita il concetto che introduceva il professor Di Maio all'inizio della presentazione, cioè che a differenza della 648 e del fondo AIFA 5%, nel caso della prescrizione off-label la terapia non è completamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ma è in carico all'azienda sanitaria che ha in carico quel paziente. Per esempio, faccio un esempio di uso off-label, per esempio l'osimertinib è un farmaco che è indicato nel trattamento dei pazienti EGFR mutati con tumore del polmone non microcitoma con mutazioni common. Ci sono dati di letteratura che dicono che invece che la dose standard, che è 80 mg, la dose di 160 mg può essere utile nei pazienti con malattia leptomeningea. Ecco, se uno vuole prescrivere l'osimertinib a 160 mg off-label in un paziente con malattia meningea, è il medico che se ne assume la responsabilità. Avanti. Il decreto ministeriale 7 settembre 2017, che è entrato in vigore al dicembre dello stesso anno, ha come titolo disciplina dell'uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica e disciplina quello che tutti noi conosciamo come uso compassionevole,
e ha abrogato il decreto ministeriale dell'8 maggio 2003 sugli usi compassionevoli che era precedentemente in vigore. Sulla base del decreto ministeriale del 2017 è previsto l'uso compassionevole, cioè il ricorso all'uso di un medicinale sottoposto a sperimentazione clinica, questa è la prossima diapositiva, al di fuori della sperimentazione clinica stessa, in pazienti con malattie gravi o rare che si trovano in pericolo di vita, quando a giudizio del medico non ci sono ulteriori valide alternative terapeutiche. Può essere utilizzato l'uso compassionevole in pazienti non reclutabili in una sperimentazione clinica, oppure si definisce uso compassionevole anche l'uso del farmaco in quei pazienti che erano arruolati in sperimentazione clinica al termine della stessa per garantire la continuità terapeutica. Se i pazienti avevano mantenuto un beneficio clinico nell'ambito di una sperimentazione clinica che deve essere almeno di fase 2 di fase 3. La prossima. Per uso terapeutico di un farmaco sottoposto a sperimentazione clinica si intende, questo è importante, la fornitura a titolo gratuito da parte dell'azienda farmaceutica di farmaci che non sono ancora autorizzati, sono soggetti a sperimentazione clinica, di medicinali provvisti dell'autorizzazione in commercio ma per indicazioni diverse da quelle autorizzate, di medicinali autorizzati in altri paesi ma non ancora disponibili sul nostro territorio nazionale. Avanti. I farmaci devono essere già oggetto in quella indicazione terapeutica di studi validi, di studi di fase 2 o di fase 3 con dimostrata attività o efficacia per le fasi 3. Per le malattie rare è previsto anche l'utilizzazione di studi di fase 1 o per anche per i tumori rari. Ci devono essere dati disponibili sulle sperimentazioni sufficienti per formulare un giudizio favorevole sull'efficacia e la tollerabilità, e il farmaco deve essere provvisto di certificazione di produzione secondo le norme di buona fabbricazione. La prossima. Ora, quando l'azienda farmaceutica intende attivare l'uso compassionevole di un farmaco, deve informare AIFA sulla data di attivazione e di chiusura del programma di uso compassionevole. E la lista aggiornata dei programmi per uso compassionevole è disponibile sul sito che vedete indicato nella diapositiva. La richiesta, la prossima, del dell'uso compassionevole deve essere sottoposta al proprio comitato etico. Parliamo prima dell'uso terapeutico nominale, cioè della richiesta di un singolo medico per un singolo paziente non trattato nell'ambito di studi clinici per uso nominale. Questa richiesta deve essere indirizzata al comitato etico. Il comitato etico verifica la disponibilità alla fornitura gratuita del medicinale da parte dell'azienda e trasmette il parere all'AIFA mediante una procedura d'urgenza oppure mediante una procedura normale. Esiste un sito AIFA apposta, uso compassionevole, @aifa.gov, avanti. Ci può essere anche la condizione in cui la richiesta di uso compassionevole può essere fatta da gruppi collaborativi per pazienti che hanno partecipato a una sperimentazione clinica che ha dimostrato efficacia per una certa patologia anche a conclusione della sperimentazione clinica, come dicevamo prima, per dare la continuità terapeutica a quei pazienti che hanno avuto beneficio. In questo caso si tratta di programma di uso terapeutico, che è anche detto Expanded Access Program. E la differenza sostanziale è che c'è di fatto dietro un protocollo clinico, in qualche maniera, che è definito e identico per tutti i pazienti, a differenza nell'uso terapeutico nominale, in cui non c'è il protocollo. La prossima diapositiva.
due parole anche sulla classificazione non negoziata, cioè sulla CNN. Il decreto legge 158 del 2012, che poi è stato integrato dalla legge Balduzzi, che è la legge 189 del 2012, permette alle aziende farmaceutiche di commercializzare un farmaco nel territorio italiano autorizzato con procedura centralizzata prima della negoziazione del prezzo con AIFA. Questo farmaco viene quindi inserito nella cosiddetta classe C. C si intende classe di farmaci non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, e NN sta a indicare non negoziato. Questa condizione, che avrebbe dovuto favorire la disponibilità pronta dei farmaci per i pazienti, crea molte problematiche, perché come vedete in basso nella diapositiva, nell'ultimo angolino a destra, il problema è chi paga sostanzialmente. Questo ha fatto nascere nel mondo dell'oncologia una anomalia, diciamo, che è rappresentato dalla CNN spesso, che viene fatta a prezzi molto bassi dalle ditte farmaceutiche, tipo la famosa CNN a un euro. E ridarei la parola a Mauro Boldrini. Grazie, dopo questa presentazione un primo commento sia a Massimo che a Rita. Ecco, nella vostra esperienza, quali sono, nella vostra pratica clinica, quotidianità, le difficoltà incontrate nelle procedure per l'accesso anticipato ai farmaci antitumorali? Qual è la quotidianità? Massimo, poi Rita. Sì, grazie. Tra l'altro questo dei problemi e delle difficoltà incontrate è stato anche oggetto di alcune domande della Sarvi che discuteremo tra poco, perché sicuramente la nostra premura su questo argomento è che tutti gli oncologi conoscano queste opportunità, perché così il paziente non abbia disparità di eventuale opportunità a seconda della struttura in cui capita. Però l'altro aspetto che ci preme discutere è quello delle eventuali difficoltà. Una difficoltà in alcuni casi è quella della tempistica, immagino che anche Rita su questo possa concordare, e magari anche molti altri oncologi che sono diciamo, collegati e che ci ascoltano, perché come dicevo all'inizio, i pazienti oncologici hanno come difficoltà in più rispetto ad altre patologie quello di dover sfruttare una finestra temporale che non è lunga ad libitum, ma che chiaramente deve vedere l'eventuale disponibilità del farmaco compatibilmente con la storia naturale e con la necessità di trattamento di quel particolare momento. Quindi quello che mi è capitato a volte è, per esempio, nelle richieste fatte ad AIFA per usufruire della copertura mediante il fondo 5%, dover più volte sollecitare per avere risposta mentre il paziente chiaramente aspetta molte settimane. Come sapete, come potete leggere sul sito, AIFA esplicita che inserendo la domanda entro il giorno 10 del mese corrente dovrebbe essere garantita risposta entro la fine del mese, che sarebbe una tempistica direi accettabile nella maggior parte delle situazioni cliniche. Purtroppo non sempre è così, l'abbiamo visto in questi mesi, specialmente magari anche acuiti dal carico di lavoro che AIFA ha avuto per l'emergenza, diciamo, Covid. Però fatto sta che abbiamo aspettato a volte molto più di un mese delle risposte, e come dicevo, in alcune situazioni questo ci mette in difficoltà per il singolo paziente e anche magari può demotivare qualcuno dal fare ulteriori tentativi, diciamo, per lo stesso senso. Rita, poi, scusa Massimo. Prego, lascio la parola a Rita. Rita, un minuto, perché poi abbiamo già stanno arrivando le domande, per cui vi chiedo di essere... Vai, Rita. Ok, visto che la tempistica è un argomento che ha già affrontato Massimo, io affronto il fatto la grande maggioranza degli oncologi non sono millennials e quindi hanno grosse difficoltà, e credo che sia questo che scoraggia molte persone, nella gestione della modulistica, nella gestione della pratica dal punto di vista burocratico, che deve essere perfetta e diciamo da un punto di vista formale. Spesso ci sono ritardi anche dovuti semplicemente alla mancanza del timbro al posto giusto, quindi le strutture che hanno una organizzazione interna con molte persone giovani, quindi con specializzandi o anche con un data management ben organizzato, sono comunque facilitate. Le strutture più piccole dove non ci sono queste condizioni
diciamo, spesso rappresenta un problema per il medico, che è portato a dire qui non si fa, invece si fa ovunque. Sono d'accordo con Rita, perché per esempio io penso che se uno vuole stimare anche il tempo di lavoro necessario per una richiesta ad un'azienda farmaceutica della cessione gratuita nell'ambito di un uso nominale, comunque ci vogliono, io direi, una giornata intera di lavoro, complessivamente contando tutta la modulistica necessaria, la produzione della letteratura, del consenso informato e quant'altro. E quindi sicuramente se non ci fosse personale che è possibile, tra virgolette, dedicare a questo, diventa veramente oneroso per il singolo medico e per il centro. Certo, diventa Devo complesso. E dire, a questo, Rita, mezzo secondo, vai. per spezzare una lancia a favore, diciamo, nell'uso nominale, a favore delle ditte farmaceutiche, devo dire che molte si sono organizzate con dei portali che facilitano e riassumono la modulistica. E questo è un messaggio importante che dobbiamo mandare a tutti per facilitare l'accesso. Certo. A questo proposito, come IOM, nell'ambito della campagna, abbiamo promosso una survey per andare a fotografare il livello di consapevolezza, di attenzione, i dubbi, le perplessità, il livello di conoscenza, e che ora andremo senz'altro a presentare, commentate da Massimo e da Rita, per poi dopo aprire il dibattito di questo webinar. Cominci tu, Dico Massimo. solo velocemente che questa survey è stata condotta nel mese di novembre. I rispondenti sono stati poco meno di 100, quindi non tantissimi, però chiaramente in linea con quello che è, diciamo, anche la difficoltà negli ultimi tempi a raccogliere un numero elevato di risposte. Devo dire, se consideriamo ciascun rispondente come rappresentativo del centro in cui, diciamo, lavora, tutto sommato il numero non è basso ed era ben distribuito tra nord, centro e sud Italia. E come dicevo prima, ci tenevamo a raccogliere sia il grado di conoscenza degli oncologi su queste opportunità, ma anche le eventuali problematiche a cui accennavamo io e Rita, diciamo, poc'anzi, e che erano appunto oggetto di alcune domande. Un punto che abbiamo chiesto, per esempio, era in generale la collaborazione con la farmacia, diciamo, dei rispettivi ospedali, perché un punto, come emerge anche da alcuni commenti che sto leggendo, sicuramente cruciale per la buona riuscita di queste, diciamo, di queste procedure. Lascerei la parola a Rita per i commenti alla survey. Vai, Rita. Scusate, mi ero un attimo tolta l'audio. Allora, la prossima diapositiva, per favore. Scusatemi. Allora, questo è il dato che abbiamo raccolto. Il 90% dei pazienti, sì, dei colleghi che hanno risposto alla survey ha dichiarato di avere esperienza al di fuori di sperimentazioni cliniche di impiego di farmaci non rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale. Quindi molti si cimentano con il problema. E la maggior parte delle persone che ha risposto ha giudicato buona la collaborazione con la farmacia della propria struttura per le richieste di early access ai farmaci antitumorali, cioè 78% ha giudicato sufficiente la collaborazione con un voto, era un voto che andava da 0 a 10, 0 assolutamente inadeguato, 10 eccellente. Il rimanente 22% invece ha giudicato insufficiente la collaborazione. Questo, devo dire, nella pratica clinica di tutti i giorni, la collaborazione, per esempio, nel mio centro con la farmacia è sostanziale, veramente importante per fare queste cose, altrimenti, si rischia di lasciar perdere. Avanti. Il secondo punto, la maggior parte delle persone che hanno risposto dice di essere aggiornato sulla parte che ha presentato Massimo Di Maio, cioè sulla legge 648, e dice quindi che il suo risultato è pari a 7. Il 19% soltanto ha dichiarato un aggiornamento non sufficiente. Questo io credo che sia una fotografia realistica della realtà, perché con la 648, diciamo, ci siamo fatti abbastanza la mano nel corso degli anni. L'81% delle persone che ha risposto ha avuto esperienza di richiesta 648 e il 70% lo hanno fatto nell'ultimo anno. Prossima diapositiva.
Un altro punto abbiamo chiesto riguardo al fondo del 5 per 1000. Anche qui la maggior parte dei colleghi oncologi che hanno risposto alla survey ritiene di essere aggiornato sulla possibilità di richiedere farmaci con il 5% di AIFA e si dà un punteggio di 7. 1 su 4 però, 26%, ha dichiarato il proprio aggiornamento non sufficiente. In realtà anche molti di quelli che sono aggiornati, circa metà, non hanno avuto esperienza di accesso al fondo 5%, soltanto il 56% dei rispondenti ha avuto esperienza di accesso al fondo 5% e l'89% lo hanno fatto nell'ultimo anno. Prossima diapositiva. Per quanto riguarda la difficoltà nell'accesso al fondo, questo è un dato che abbiamo evidenziato in rosso della diapositiva perché il 33% dei rispondenti ha dichiarato di aver avuto difficoltà procedurali che lo hanno fatto desistere dall'accesso al fondo. Invece, sulla tempistica, cioè l'aspetto a cui accennava prima Massimo, 5% coloro che hanno fatto ricorso al fondo del 5% hanno giudicato intermedia, cioè così così, la tempestività della risposta di AIFA. Hanno dato un punteggio mediano di 5 su una scala appunto da 0 a 10. Il 21% dei rispondenti dichiara di avere desistito da fare ulteriori richieste. Quindi la difficoltà procedurale e la tempistica sono i due aspetti che emergono in maniera più evidente e che spesso portano a desistere dal rifare la stessa procedura. Avanti. Per quanto riguarda l'uso dei farmaci off-label, la maggior parte dei rispondenti dice di essere informata, solo il 15% dice di non avere un aggiornamento sufficiente e l'83% dei rispondenti ha avuto esperienza di richiesta off-label, il 68% nell'ultimo anno. Il 22% di nuovo ritorna il problema della difficoltà procedurale che ha fatto desistere il medico dal portare avanti la richiesta off-label. Avanti. Per quanto riguarda i programmi di expanded access, cioè di uso nominale, il punteggio rispetto alla conoscenza da parte dei colleghi è pari a 7.5, quindi buona conoscenza della procedura. 19% invece dichiara di non essere sufficientemente aggiornato, di nuovo ritorna il problema delle difficoltà procedurali. 1 su 4 ha desistito dalla richiesta per difficoltà procedurali che ha incontrato. Avanti. Ecco, ridarei la parola a Mauro Boldrini per affrontare questo ulteriore piccolo aspetto che non abbiamo di cui non abbiamo parlato, dei piani terapeutici regionali. Certo. Massimo, uno dei temi importanti è anche la differenza all'interno delle regioni, il tema dei prontuari, che comunque rischia di dare una visione a macchia di leopardo, una situazione diversa. Un commento su questo? Sì, sarò telegrafico, così lasciamo una ventina di minuti per le domande, che ho visto che per fortuna sono tanti, che dimostra l'interesse. Beh, questo tema della differenza fra regioni è un tema su cui IOM, come sapete, si è spesa tanto negli anni, devo dire non soltanto negli ultimi anni, ma anche in passato. Infatti, se posso avere la slide successiva, IOM sostanzialmente aveva lavorato già 10 anni fa praticamente, queste pubblicazioni che vedete sono del 2010 e del 2011, per denunciare la disparità introdotta dall'esistenza dei prontuari regionali, sia in tempi di, in casi estremi, in termini di accessibilità o meno allo stesso farmaco, che in qualche caso, devo dire per fortuna, abbastanza isolato, in qualche regione era stato negato a differenza delle altre, ma soprattutto in termini di tempi, di tempistiche di accesso, perché la velocità con la quale era effettivamente disponibile il singolo farmaco a partire dalla autorizzazione centrale era a volte molto diversa da regione a regione. Quindi IOM sono anni che chiede sostanzialmente la abolizione di questi prontuari in quanto causa di disparità
in queste opportunità terapeutiche per i pazienti, in particolare per i pazienti oncologici. Negli anni sono stati prodotti, ed è l'ultima slide che vi mostro, quella successiva, sono stati prodotti vari report anche in collaborazione con le associazioni pazienti e con il Censis per documentare la tempistica, e i numeri che vedete in questa slide in termini di giorni e di mesi appunto vi dimostrano quanto la efficienza con la quale arrivano nelle singole regioni, nella disponibilità dei singoli centri e dei pazienti, singoli farmaci, può essere molto diversa. E questi dati che vedete qui sono del 2017, quindi non tanti anni fa, ma parliamo dell'altro ieri. Quindi è chiaro che questo aspetto è un altro elemento che IOM ha denunciato e che in qualche modo contribuisce alle difficoltà con la quale possiamo garantire tempestivamente i trattamenti innovativi ai nostri pazienti. Grazie. Comincio lei senz'altro con le domande che sono arrivate. Togliamo la diapositiva, andiamo a tutto schermo. Comincio lei, la prima di un carissimo amico che saluto, Francesco Grossi, che dice grazie, estremamente utile e interessante. Il problema alcune volte, dice Francesco, è la farmacia ospedaliera, in alcuni centri ostile a tutte queste possibilità. Quali strumenti, un attimo, sono proprio perso, quali strumenti per imporre l'utilizzo di questi strumenti? Avete avuto contatti con la SIFO riguardo a questo tema? E poi facciamo 4 ore di dibattito, poi il presidente Beretta darà un commento conclusivo a chiusura di questo webinar. La risposta, Francesco. Massimo, Rita? Sì, grazie. Io penso che sia un commento molto importante. Mi spiace che ci siano farmacie ostili. Io spero che magari più che ostilità ci sia a volte un problema di efficienza nel rapporto e nella condivisione di queste procedure, che in molti casi significano anche avere trattamenti non a carico dell'ospedale. Quindi, sinceramente, l'ostilità non è tanto giustificata. Mi rendo conto che a volte ci può essere un problema di copertura del costo del trattamento a carico dell'azienda ospedaliera, che chiaramente presuppone una discussione e un'autorizzazione nell'ambito della commissione farmaceutica interna. Però devo dire, per esempio, che la mia esperienza personale nel rapporto con la farmacia è stata, devo dire, molto, molto buona. Abbiamo coinvolto SIFO, nel senso che, per esempio, prima di Natale abbiamo fatto un evento, come Mauro ben sa, anche con i giornalisti su questo tema, e abbiamo invitato anche in rappresentanza dei farmacisti anche la dottoressa Omodeo Salè, che si è detta giustamente molto contenta del coinvolgimento anche a nome di SIFO, perché appunto siamo convinti che sia nella condivisione di questa gestione, nell'interesse dei pazienti, che la cosa può essere, diciamo, ottimizzata. Grazie, andiamo avanti. Orianna Nanni, complimenti sulla scelta dell'argomento e sulla chiarezza. Grazie Orianna. Lei chiede, ritenete che le evidenze richieste per le richieste di uso terapeutico siano oggi attuali? Fase 2, fase 3, definizione di malattie rare o tumori rari, o più correttamente setting e caratteristiche popolazioni riconducibili a malattia rara? Rita. Grazie per la domanda, che è veramente interessante e attuale. Sono completamente d'accordo con la collega. La situazione che ci troviamo sempre più a confrontarci è con farmaci che danno dei risultati molto buoni già in fase 1, e quindi questo è un nodo che dobbiamo assolutamente dipanare, perché è vero che non è aggiornata, soprattutto per quanto riguarda le malattie oncogene addicted. Ci troviamo di fronte a dati con i fase 1 che sono veramente molto buoni, e quindi questa impossibilità o ritardi procedurali, perché proprio c'è la richiesta del fase 2, diventa impossibile. Problema che deve essere aggirato con il concetto di malattia rara, che non deve essere più soltanto la malattia rara in senso assoluto, ma deve essere anche il sottogruppo con le caratteristiche molecolari rende quella malattia rara, anche se in assoluto, per esempio, si tratta di un non microcitoma, che è una malattia frequente. Se posso fare un commento... Se posso fare un commento veloce, devo dire che mi è capitato nei giorni scorsi di fare una query ad AIFA su questo aspetto, perché appunto c'era un caso per il quale peraltro non so ancora l'esito poi della domanda, se potessi accedere al fondo 5% pur non essendoci
lo studio dedicato a quella patologia, ma delle evidenze di attività di quel farmaco in pazienti portatori in generale di quell'alterazione molecolare. Hai incoraggiato a sottoporre la domanda allegando tutta la letteratura a sostegno dell'evidenza di attività. Non so ancora se sarà giudicata sufficiente per autorizzare l'impiego, però diciamo che si va sicuramente, come diceva Rita, verso questa filosofia che prescinde un po' dalla metodologia più classica, diciamo, di divisione in fasi, vista anche la parcellizzazione delle caratteristiche molecolari anche per i tumori più comuni. Grazie, mentre devo prendere fiato per leggere la domanda lunghissima che ha fatto Celeste, cioè l'amica Celeste Cagliazzi un po' più corto magari, do spazio intanto alla domanda dell'amico Domenico Galetta, che dice: Ciao cari, come fare a poter dare creatinib ad un paziente ROS1 traslocato che ha già fatto pirzotinib? Sembra impossibile secondo il compassionevole in atto, considerato che lo studio registrativo non prevedeva pazienti pretrattati, ma che rappresenta un'alternativa terapeutica fondamentale. Rita? Domenico ha colto nel segno, c'è questo problema, io ho avuto esattamente lo stesso problema. Per quanto riguarda i ROS riarrangiati in questo momento, la strada percorribile sostanzialmente alla progressione da crizotinib è il lorlatinib, che però sono d'accordo con Domenico, è un'opportunità terapeutica che sembrerebbe inferiore rispetto all'entrectinib con i dati che abbiamo. Quindi è un problema oggettivamente. Io ho desistito, ho chiesto il lorlatinib nella stessa situazione. Rita, ha desistito Massimo? Non ho avuto esperienza del caso specifico. In generale mi è capitato di avere situazioni di pazienti che non rispettassero esattamente i criteri di inclusione, come giustamente diceva il dottor Galetta, non solo dello studio, diciamo, esistente, ma anche dell'eventuale uso nominale. In questi casi, sinceramente, io provo a fare il tentativo comunque di interazione con l'azienda per capire se ci fosse uno spazio, diciamo, di eventuale, diciamo, richiesta. È chiaro che in molti casi può andare, non va a buon fine, però vale la pena di togliersi lo scrupolo se si vuole perdere quel paio d'ore per formulare la richiesta sperando di capire i margini eventuali di disponibilità. Come dire, ci si toglie, diciamo, lo scrupolo di aver tentato la strada. Altrimenti, purtroppo, come diceva il dottor Galetta e come diceva Rita, rimane chiaramente il problema in queste situazioni. Certo, andiamo avanti con la domanda di Celeste. Buongiorno, Regina Margherita di Torino. Abbiamo fatto diverse richieste di accesso al fondo AIFA 5% e abbiamo anche noi riscontrato questo problema delle tempistiche molto lunghe. Un'altra questione venuta fuori recentemente riguarda il fatto che non è presente una procedura dettagliata sul processo di richiesta al fondo, soprattutto per quanto riguarda il rimborso. Sul sito vi è il modulo di rimborso, ma nelle ultime richieste AIFA ci ha espressamente detto che non rimborsano trattamenti già in corso prima della loro autorizzazione, che si è in media 1 o 2 mesi dopo la richiesta. Infatti, AIFA dichiara che l'inizio del trattamento non è vincolato dalla loro autorizzazione, che deve essere infatti autorizzato dalla commissione farmaceutica all'ospedale. Il fondo AIFA diventa quindi una strada non verosimilmente percorribile per molti trattamenti, che sono spesso urgenti e non possono attendere le tempistiche dell'accesso al fondo, e molto spesso sono anche brevi. Nel momento in cui arriva l'autorizzazione, il trattamento è già ampiamente concluso. È vero, è capitato forse a tutti, è giusto, AIFA sostanzialmente sottolinea che quello che autorizza non è l'impiego del farmaco che rimane come dire, nella responsabilità del medico che lo usa, quello che AIFA garantisce poi è il rimborso con il parere favorevole. Quindi eventualmente è stato detto, è capitato anche a noi, in alcuni casi che riteniamo urgenti, eppure non avendo avuto la risposta favorevole, voi potete iniziare, poi chiaramente si avrà eventualmente il rimborso in seguito alla risposta favorevole. Questo presuppone chiaramente un'ottima interazione con la farmacia e con l'azienda ospedaliera, perché se l'ospedale è disposto a, tra virgolette, anticipare senza la garanzia del rimborso, e questo può essere in qualche modo un'incognita, specialmente se si tratta della prima richiesta per quel farmaco, allora, il trattamento lo si può iniziare comunque. Se viceversa l'azienda non anticipa, a scatola chiusa, come dire, il costo del trattamento, questo potrebbe pregiudicarne, diciamo, l'inizio. Mi rendo conto che questo indubbiamente è un problema. La stessa difficoltà dell'aumento delle tempistiche che è stata denunciata nella domanda, purtroppo l'abbiamo riscontrata anche noi. L'anno scorso all'IOM presentammo i dati,
per lo stesso farmaco varie richieste per pazienti successivi nel tempo, e si vedeva, seppure in una casistica piccola, quale quella del nostro centro, che il numero di giorni necessari per l'approvazione da parte di AIFA era andato inesorabilmente aumentando, diciamo, nell'arco di tempo considerato. Quindi questo indubbiamente è un problema che può avere ripercussioni cliniche. Ok, in verità non è Celeste, ma è Rosita Cenna, una collega di Celeste che scrive comunque la domanda, era assolutamente interessante. Ci arriva invece dalla Ion TV una domanda di un paziente. Cioè, mi chiamo Giovanni, io volevo convincere il mio oncologo a fare questa richiesta, ma lui si è rifiutato. Posso avere qualche strumento legale per imporlo o meno? Una domanda delicata, Massimo. Ma io spero nel dialogo, cioè non so, non conosco i motivi del rifiuto, potrebbe essere un rifiuto legato all'indicazione clinica, non credo che sia un rifiuto legato al non voler di principio accedere a queste opportunità. Se così fosse, io spero che col dialogo si riescano a capire i motivi. Ripeto, non vorrei che magari ci fossero delle diverse indicazioni, oppure il paziente sia appunto ritenuto non adatto a quel trattamento, perché se non fosse così, sinceramente è difficile pensare ad una opposizione di fronte all'esistenza di un'opportunità concreta, andrebbe perlomeno discussa. O non ho capito bene la domanda, oppure... No, adesso un paziente. È chiaro che all'interno poi della dinamica, è chiaro che il paziente magari vorrebbe avere accesso, magari poi non è elegibile dal punto di vista clinico. Quello intendevo, infatti, bisogna discutere i motivi clinici per cui non è eventualmente elegibile. È chiaro che da questo punto di vista la collaborazione, il senso di questi incontri è proprio per favorire quando è possibile. Ancora l'amico Francesco Grossi che scrive: la CNN a un euro non è ben vista dai farmacisti, perché non ritengono corretto dover pagare il farmaco per quel singolo paziente quando questo venisse rimborsato. Forse su questo argomento sarebbe necessaria una maggiore disponibilità da parte dell'azienda e una maggiore apertura dei farmacisti. Cosa ne pensate? Francesco ce l'ha con i farmacisti ospedalieri. Quando abbiamo fatto, come ha già accennato Massimo, la conferenza stampa, devo dire che la dottoressa Modesta, lei, a nome, lei è membro del direttivo SIFO, ha sottolineato la necessità anche che le due società scientifiche, IOM e SIFO, si parlassero anche in relazione a questi temi. Questo può essere anche uno spunto, Massimo. Sì, a tutti è capitato, anche a noi in Piemonte è capitato di avere molte discussioni con le farmacie e anche con l'assessorato sul discorso del costo un euro, perché chiaramente può essere visto giustamente come un'induzione all'impiego del farmaco, che poi dopo la contrattazione del prezzo chiaramente invece ricadrà in maniera più sostanziosa sul costo pubblico. Allora, la mia posizione è che chiaramente se il farmaco è il primo e unico migliore in quell'indicazione è un falso problema, perché averlo subito ed averlo anche a un euro è un modo per poterlo dare, anche pagandolo poco, a dei pazienti nei quali rappresenta la miglior scelta clinica, quindi è comunque una cosa, diciamo, positiva. Se invece il farmaco arriva come secondo, come terzo di una classe di farmaci di un'indicazione, sinceramente poi offrirlo a un prezzo, diciamo, di un euro significa in qualche modo fare concorrenza a trattamenti che sono già disponibili nel servizio sanitario pubblico, e quindi là è condivido l'obiezione, diciamo, scettica da parte di chi è chiamato a pagare e di chi è chiamato a discutere la copertura. Non lo vedo un problema, ripeto, quando invece si tratta di poter dare un'opportunità migliore rispetto alle alternative già disponibili nella pratica clinica. Rita? No, a questo punto sono assolutamente d'accordo con Massimo. Se è un first in class, ben venga la CNN a un euro. Il problema degli off-label, invece, di cui avevo parlato prima, che ho visto anche un pochino nelle domande, forse va riaffrontato anche alla luce del fatto che ci saranno sempre più indicazioni agli off-label, magari date dai molecular tumor board, su caratteristiche specifiche delle neoplasie del singolo paziente. Questo potrebbe portare un incremento della spesa, e poi ci troviamo con i nostri direttori generali alle porte, quindi questo non è un argomento che è caldo e che bisogna dipanare. Andiamo avanti con un'altra domanda che ci arriva dal web. Paolo Ferrari che chiede: ma le aziende del farmaco potrebbero fare qualcosa per facilitare queste modalità?
Facilitare dal punto di vista di quello che l'azienda farmaceutica supporta è sicuramente quel discorso degli usi compassionevoli e nominali che abbiamo discusso, perché lì in quel caso il costo del farmaco è completamente a carico dell'azienda e quindi chiaramente è un modo in cui il farmaco viene dato anche prima che sia disponibile a carico del servizio pubblico. Rita giustamente diceva che molte aziende si sforzano anche di semplificare le procedure di richiesta e di accesso, nel senso che esistono portali con i quali semplificare. Quindi io il consiglio che darei è, nel caso che ci sia un dubbio, di contattare comunque le aziende per capire che percorsi sono percorribili. In alcuni casi, per esempio, potremmo venire a conoscenza di studi clinici aperti anche magari in centri vicini. In cui indirizzare il paziente. In assenza di studi, chiaramente, eventualmente si potrebbe percorrere l'uso o in un programma di expanded access oppure addirittura per il singolo paziente come richiesta compassionevole. Questo dipende molto dall'interazione, diciamo, per il singolo caso con le aziende. Ecco, quello che io posso aggiungere, magari quello che diceva appunto Massimo, l'esperienza di Expanded Access che qualche anno fa vedevamo molto di più, le ditte farmaceutiche sembrano adesso un pochino meno presenti, un pochino meno attive, cioè invece è un'esperienza utile che ci ha portato tanti dati di real life e che alla fine, insomma, permette un'organizzazione, c'è cioè dietro la ditta farmaceutica, c'è dietro un'organizzazione, c'è dietro una standardizzazione dei processi, quindi credo che sia un percorso che dovremmo, diciamo, un pochino tutta la comunità scientifica insistere con le ditte farmaceutiche in questo senso. Do quindi l'opportunità al presidente Giordano Baretta, che ha seguito per intero questo webinar, che ringraziamo della sua presenza, non era prevista, ma sottolinea l'importanza che IOM e la sua gruppo dirigente dà incontri come questo, per dare a lui la parola conclusiva di questo webinar, sottolinea anche il ruolo e come ha sollecitato molto, molto del dibattito, il ruolo che la società scientifica può svolgere nei confronti dei colleghi farmacisti ospedalieri, nelle istituzioni, nelle aziende. Ecco, un webinar importante, Giordano, perché ha consentito di fare chiarezza su alcuni aspetti che, come sono emersi dal sondaggio, sono ancora criptici per alcuni oncologi. A te la parola di conclusione. Innanzitutto buongiorno a tutti. Io ho seguito parte, non completamente, del webinar perché la mia presenza appunto non era prevista, ma mi sembrava giusto comunque cercare di esserci il più possibile senza voler togliere spazio ai relatori ufficiali. Credo che siano state dette delle cose molto importanti dal punto di vista della formazione, cioè portare a tutti le conoscenze delle modalità burocratiche con cui si può accedere ai farmaci. Bisogna sempre però rispettare anche un criterio di sostenibilità, vale a dire questi trattamenti vanno richiesti con queste modalità nel paziente giusto, cioè quando c'è la ragionevole probabilità che ci possa essere un'efficacia. Non devono essere presi in considerazione nel paziente in performance status caduto in 27esima linea di terapia, perché lì sicuramente non stiamo impiegando correttamente le nostre potenzialità terapeutiche. Per quanto riguarda il discorso che faceva adesso Rita delle indicazioni che possono arrivare dal Molecular Tumor Board, qui si apre tutto un percorso di costruzione di questa realtà, nel senso che in diversi webinar che abbiamo fatto in collaborazione con Nello Martini e con altre realtà, sostanzialmente si è posta la necessità di dare una compartecipazione al rischio che corre il sistema sanitario impiegando un farmaco al di fuori di una sua indicazione anche all'azienda farmaceutica. Vale a dire, se il farmaco viene dato sulla base di una mutazione actionable, non è sicuro che quello sia la mutazione driver al di fuori di dove ciò è dimostrato e quindi esiste un rischio di una spesa in realtà non efficace. E allora le aziende dovranno necessariamente mettersi nella parte di compartecipare a questo rischio di impresa. Questo è tutto un percorso da costruire e speriamo che ci si possa arrivare. Tenete comunque presente che al di là di tutte le possibilità che sono state viste oggi, quella dell'off-label è forse la più difficile da percorrere, ma la più rapida da avere quando ce ne fosse realmente la necessità, perché di fatto è la struttura che si prende in carico la gestione di quel paziente senza attendere di fatto che ci sia un'autorizzazione da AIFA e non potendone quindi poi avere il rimborso,
perché il punto fondamentale è che io ho iniziato un trattamento al di fuori di un'autorizzazione e quindi è chiaro che AIFA non mi può rimborsare il pregresso, perché deve prima avermi autorizzato. Se ho concluso il trattamento nell'arco dei 2 mesi in cui arriva la risposta e quindi non utilizzerò poi quell'autorizzazione per poter avere il farmaco, vuol dire però forse che non avevo individuato il paziente giusto, perché in realtà il beneficio non c'è stato in quel paziente. Detto ciò, io volevo soltanto intervenire alla fine per ringraziare tutti quelli che sono stati presenti il giorno 30 di dicembre a questo webinar, sperando di aver dato loro delle informazioni che possano essere utili e soprattutto fare a tutti, dopo un anno molto impegnativo per tutta la comunità del sistema sanitario, un augurio per un 2021 che possa essere migliore. Sul peggiore lo vedo un po' difficile, quindi mi auguro davvero di vedere un 2021 differente. Tanti auguri a tutti. Grazie mille, ovviamente ci uniamo anche io, Massimo e Rita, agli auguri, anche grazie agli amici e agli oncologi che ci hanno seguiti, alle altre figure, vedo anche alcuni esercizi ospedalieri, per l'appunto alcuni data manager. Grazie mille davvero, come Aion ringraziamo il Presidente per essere stato qua con noi. Su questi temi torneremo, perché impattano pesantemente nella pratica clinica. Sono le 12, un minuto, siamo assolutamente nei tempi. Grazie ai relatori, grazie a tutti voi, buon pomeriggio. Arrivederci. Grazie, arrivederci, buon anno.